Abbiamo già nominato, è fatto salire sul palco il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. Massimo, allora tu hai due opzioni: o parli lì e poi torni qui, oppure vieni direttamente qui. Parli lì e poi vieni qui, perfetto, così vivacizziamo un pochino l'atmosfera. Prego. Bene, grazie, buongiorno a tutti, saluto i presenti in sala, ma saluto anche tutti i colleghi che sono in un'altra sala, perché qui siamo pochi, ma ci sono molti colleghi che ci stanno seguendo da un'altra sala proprio per il tema della sicurezza che stiamo appunto affrontando e che Simona ha tenuto con grande attenzione giustamente. E grazie Simona, grazie per aver organizzato questo evento, grazie per tutto il lavoro che hai fatto in questi mesi, ricordato anche dal vostro sindaco e il contributo che i commercialisti hanno cercato di dare in questi mesi al Paese è stato un contributo importante. Oggi riordinavo un attimino le idee per questo breve intervento di saluto e pensavo a quando il 25 e 26 di ottobre dell'anno scorso ci siamo trovati a Firenze per commentare il codice della crisi anche alla luce degli indici che erano stati emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e pensavo quanto, nonostante sia passato poco tempo, quanto è cambiato lo scenario che dobbiamo affrontare e che sarà oggetto del confronto di questi due giorni. Devo dire che la scelta di fare tutto questo qui a Bergamo, che è il simbolo insomma, di questo periodo tragico che abbiamo vissuto, con tutto quello che abbiamo visto e non dimenticheremo mai, e vorrei anche ricordare tutte le persone ovviamente che sono venute a mancare, che continuano a mancare ogni giorno, e anche i colleghi, tanti colleghi che sono venuti a mancare per questa pandemia. E ripartire da qui significa comunque ripartire con dei ragionamenti nuovi, perché è evidente che dobbiamo guardare al futuro, ancora in un momento di grande incertezza purtroppo, dobbiamo guardare al futuro perché dobbiamo guardare con ottimismo e con fiducia a quello che sarà il futuro, dobbiamo però ripensare anche a quello che saranno appunto le imprese, a quello che sarà anche questa riforma, a come si adatterà questa riforma al futuro, ai cambiamenti che dovremo apportare. È stato ricordato, mi dispiace che sia andato via il vice ministro Misiani, perché avrei detto una cosa bella e una cosa brutta, ma la cosa bella gli avrebbe fatto piacere, la cosa bella è che l'interlocuzione con lui veramente è sempre stata un'interlocuzione molto positiva, e diciamo uno dei pochi che di questo governo ha ascoltato i commercialisti, e glielo volevo dire di persona, anche se gliel'ho detto più volte, lui sa bene, lo sa bene. La cosa negativa, facendo lui parte di questo governo, che anche questa sa bene, è che comunque questo governo non ha avuto una grande attenzione per il mondo delle libere professioni in questo periodo emergenziale, dove tutti abbiamo sofferto, dove tutti hanno cercato di contribuire al massimo, dove i commercialisti forse sono quelli che in prima linea, anche questo è stato ricordato, ci è stato ricordato oggi e anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto al Ministero dell'Economia, hanno veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo, assistendo le imprese giorno dopo giorno, direi anche durante le notti, durante il periodo del lockdown, sapendo che gli incassi per quelle attività probabilmente non sarebbero mai arrivati, ma l'hanno fatto con lo spirito che ci contraddistingue, di supporto e aiuto ai nostri clienti e in questo momento anche al nostro Paese. Devo dire che questa scarsa attenzione che noi ribadiamo in tutte le sedi è difficile da comprendere, perché il mondo delle professioni è un mondo assolutamente centrale e sarà un mondo assolutamente centrale per la ripresa del Paese. I governi in generale, le istituzioni si potrebbero appoggiare molto di più su di noi per determinate funzioni, si parla spesso di temi legati all'eccesso di burocrazia nel Paese e più volte abbiamo detto che le professioni italiane potrebbero essere di grande aiuto in questo. Abbiamo formulato delle proposte anche quando diciamo, una componente di questo governo aveva in passato, con il governo ancora presieduto dal
da Gentiloni, aveva fatto una proposta in questo senso, quindi cercare di sfruttare per le funzioni sussidiarie i liberi professionisti. Oggi questo discorso è diventato più complesso, è diventato più difficile da portare avanti, noi non ci arrendiamo, ma penso che questo possa essere la svolta per un futuro che sarà un futuro diverso, saranno le imprese, come è stato richiamato, che dovranno cambiare, molto, nasceranno delle attività nuove, alcune purtroppo cesseranno, si lavorerà in maniera diversa perché questo periodo ci ha insegnato delle cose diverse, lo smart working diventerà comunque un metodo di lavoro utilizzato anche nel mondo delle imprese, quindi cambieranno molte cose. In questo io volevo, tornando al tema del convegno, perché il mio intervento ovviamente era più generale, ma tornando al tema del convegno volevo fissare l'attenzione su alcuni temi. Dibatteremo, oggi è un'occasione unica perché il confronto sarà tra il mondo delle imprese, tra i commercialisti, tra le istituzioni, il mondo dell'università. I temi sono molti, io centrerei l'attenzione su alcuni che sono già stati richiamati, cioè cosa sarà di questo 2020, cosa emergerà da questi bilanci 2020, come bisogna intervenire per sostenere le imprese che comunque hanno avuto questi cali importanti di fatturato. Pongo l'attenzione anche a un altro tema che secondo me è molto importante, in alcuni paesi tipo la Germania l'hanno normato, noi non l'abbiamo fatto, che è quello della responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Io penso che questo sia un tema sul quale il nostro Paese non può non dibattere, non può non tener conto del fatto che comunque in un periodo come questo anche qui bisogna in qualche maniera trovare delle forme di tutela per chi svolge queste funzioni. Il tema che è trattato dal Vice Ministro Visiani in prospettiva futura penso sia al centro di qualsiasi ragionamento sulla ripresa, il tema della riforma fiscale. Noi saremo, come ha detto il Vice Ministro, al tavolo, inizieremo questo confronto il 7 di ottobre, ma ci siamo già attrezzati e strutturati per arrivare preparati, non solo con le nostre competenze, che sono molte, ritengo insomma, che la nostra professione sia una dei principali, debba essere uno dei principali interlocutori del governo su questo tema, ma abbiamo esteso, diciamo, nella commissione che abbiamo creato recentemente, anche a componenti esterni del mondo dell'università, anche del mondo della politica e del mondo comunque che riporta esperienze in questo settore, un lavoro che vogliamo presentare al governo già al primo incontro, comunque se non sarà il 7 ottobre sarà pochi giorni dopo. Qualsiasi diciamo, progetto per il futuro del mondo delle imprese passa attraverso una riforma fiscale e il tema della semplificazione fiscale. Penso che sia evidente a tutti questi, a noi ovviamente addetti ai lavori più che mai, il sistema fiscale in Italia oggi è troppo complesso, la pressione fiscale nel nostro Paese è troppo elevata, bisogna intervenire principalmente andando a dare maggior ossigeno al ceto medio. Questa è la proposta che sta portando avanti il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in tema di IRPEF e questo è il tema che dibattiremo con il Ministro dell'Economia. Io ovviamente saluto ancora tutti, auguro la migliore riuscita per questo convegno, per questi 2 giorni. Ringrazio ancora Simona e tutti, ovviamente tutto il Consiglio dell'Ordine di Bergamo per questa bellissima iniziativa. Grazie. Grazie Massimo. Allora, Massimo Miani naturalmente ricordava questa interlocuzione avviata nei giorni scorsi tra i commercialisti e il Ministero dell'Economia, faceva riferimento naturalmente, l'ha detto anche Misiani, al dovere, ha utilizzato questa espressione il Vice Ministro, di confrontarsi con i commercialisti per la riforma e parlava naturalmente di un percorso forse nuovo di maggiore comprensione reciproca per le libere professioni in generale e per i dottori commercialisti in particolare. Volevo ricordare che durante questo incontro che avete fatto si è parlato anche di un tavolo interministeriale, quindi tra il Ministero dell'Economia, quello della Giustizia e quello del Lavoro naturalmente, per poter cercare dello sviluppo economico, per poter cercare di
dare senso a quello che Massimo citava, ossia questa necessità di una funzione sussidiaria dei commercialisti da utilizzare nei confronti dello Stato. Volevo prendere il microfono, ti chiedo scusa, sì, mi hanno detto di sì. E quello che appunto ti volevo chiedere rapidamente, insomma, in questo contesto, in maniera molto secca, giornalistica, è iniziata la nuova stagione dei commercialisti? Ma io lo spero proprio, nel senso che è brutto ovviamente dover arrivare al punto di così proclamare uno sciopero e delle manifestazioni, sì, per avere un'interlocuzione che dovrebbe essere un'interlocuzione normale, sia in termini di partecipazione alla nostra professione, al dibattito. Noi comunque, lo dico tantissime volte, seguiamo il 75% delle imprese italiane, quindi non parlare con i commercialisti, che sono i consulenti del 75% delle imprese italiane in generale, non solo sul tema del fisco, sembra una cosa paradossale. Peraltro anche il fatto che questo significhi che le entrate dello Stato passano per il 75% circa dagli studi dei commercialisti, dovremmo essere coccolati, l'ho detto più volte. In realtà veniamo bistrattati, non si riesce a capire perché. E spero che effettivamente oggi questo si sia capito. Si sia capito sia in termini di interlocuzione, diciamo, per il Paese, perché noi quando andiamo alle audizioni, quando siamo proposte, nel 90% dei casi facciamo proposte non per noi, ma proposte di sistema. E solo questo dovrebbe dimostrare, insomma, maggiore attenzione, perché tutti gli altri interlocutori vanno a fare proposte per loro stessi. Per la categoria, sì, infatti. L'unica proposta che abbiamo fatto per noi, diciamo in questo 10% che rimane, è la possibilità o comunque un dialogo con il governo per far crescere questa professione, perché anche questa professione ha bisogno di crescere, e per crescere ha bisogno anche di norme nuove. Per le norme purtroppo ci vuole l'intervento del governo, del Parlamento. Questa è la cosa che abbiamo chiesto per noi, niente di particolare. Abbiamo chiesto solamente che si possa fare un percorso che aiuti ad arrivare a una professione del futuro che sarà diversa rispetto a quella attuale. Come lo sarà il mondo delle imprese, sarà anche la professione nostra. Una professione del futuro, infatti, quindi l'appuntamento è per il 7 di ottobre. Rapidamente voglio chiedere a Simona Bonomelli, perché Simona a suo modo è un pilastro del sistema ordinistico locale, secondo me, perché è una persona che conosce molto bene le dinamiche, si confronta spesso con le istituzioni locali e non solo. Massimo giustamente ricordava, si è dovuti arrivare alla proclamazione di uno sciopero, un'iniziativa sicuramente dirompente per una categoria, per poter essere in questo modo ascoltati. Secondo te ci sono i presupposti per costruirla questa professione del futuro adesso? Io credo che mi conoscano tutti molto bene, io sono ottimista di natura, e nonostante il periodo dove veramente per me è stato molto difficile, molto duro e ho sofferto molto, io non ho mai smesso di credere che ci sarebbe stata una fine e un nuovo inizio. Io conosco Massimo ormai da tempo e l'ho visto sempre lottare per questa professione nel futuro. Lui prima ha toccato un tema a me molto caldo, il collegio sindacale, le responsabilità. Io davvero credo passi anche lì la professione nel futuro, con un riconoscimento del nostro ruolo e dall'altra parte un'adeguatezza, diciamo così, delle nostre responsabilità. Noi dobbiamo credere in questa professione, Massimo ce l'ha insegnato più volte, troppe volte quando ci scoraggiavamo lui ci faceva capire che stava facendo il possibile. Ecco, diamo un pochino di fiducia a noi stessi e alla nostra professione, perché se non ci crediamo noi e non la rispettiamo noi questa professione, non possiamo pensare che siano gli altri a rispettarla. Perciò da qua mi piacerebbe proprio partire con un nuovo futuro, un futuro dove le professioni, abbiamo visto, ce lo stanno dicendo, che siamo importanti. A questo punto mi viene da dire, chiedo a tutte le istituzioni che ce lo dimostrino anche un po' questo attaccamento, partendo da quello che ci dice il nostro presidente Miani, insomma, crediamoci un po' tutti, chiediamo una ripartenza tutti insieme. A me piace molto questa parterre, perché ha unito tante anime, ognuno con i propri mezzi, ognuno logicamente con il proprio ruolo, che non deve essere mai confuso, perché io credo davvero nella non confusione dei ruoli, nel rispetto dei ruoli reciproci. Se l'obiettivo è quello comune, io non credo che possiamo fallire. Perciò ecco, proprio mi piacerebbe proprio sorridere a questo che deve essere un futuro per forza più roseo, anche perché, come diceva Massimo Miani, peggio di così, di come ci hanno trattati, non può andare. Perciò possiamo solo migliorare. Non si può, insomma, che risalire a questo punto, insomma, della considerazione, se vediamo. Ci abbiamo ampi spazi di risalita. Assolutamente.